Stai cercando magliette? Ti interessa questa? Questa? Oppure questa? Passa nel link in descrizione, non te ne pentirai. Giamborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con Gladiatore Giallorosso 94 e dopo aver Salve. fatto delle challenge con Gabbomen, Kundispa, In Viola, tutto il mondo. Giovanni, oggi non vi dico quanto hanno fatto gli altri, dico solo che il record a battere è 8, il record a non battere è 4. 4 è il minore, devi evitare di fare 4. Ah, ok. Se farai 4 verrai Da frustato Peppone. da Peppone. E di che si tratta, ragazzi? Noi andremo a prendere questi fogli. Qui ci saranno 10 domande sul calcio. Delle domande impossibili sul calcio. Beh, E tu diciamo bene. dovrai cercare di rispondere, andando magari ad intuito, anche se non la stai pensando, a risposta multipla. Ci saranno 10 domande. Quindi io, niente, potrei dire di partire. Sei pronto? La prendo subito, ragazzi. Lasciate un sacco di mi piace se volete. Se volete. Settimana prossima un altro video. Quindi 3, 2, 1, via. La Juventus ha vinto. Ma che cazzo è sto rumore? La Juventus ha vinto la prima Coppa Intercontinentale della sua storia nel A. 1977, B. 1957, C. 1967. Per farti capire, 1,57, 1,67 e 1,77. 57. È la tua risposta definitiva? Sì. Ecco. La bruciamo? E invece no, mi dispiace, è 1977. Chi era? Questa la sai. L'allenatore dell'Inter a inizio stagione 2013-2014. A. Walter Mazzarri. B. Leonardo. C. Stramaccioni. Mazzarri. È la tua risposta definitiva? Sì. Ed è giusta, Walter Mazzarri. Almeno una so. Una domanda su due. Dai, prova a non. 3. Bruno Pesaola. Spero Gonzalo di. Perez. Indimenticabile. Giocatore allenatore. Era soprannominato A. Il cucciolo. B. Il picciriddu. C. Il petisso. Com'è che si chiama? Bruno Pesaola. Bruno Pesaola. Cucciolo, picciriddu, petisso. Vado per la B. Picciriddu? Sì. La risposta è petisso. Ma va. Domanda 4. Vabbè, dai, sta andando abbastanza bene. 1977. Milan e Inter si sfidano per la finale di Coppa Italia a San Siro e vince il Milan. Succede una cosa particolarmente importante. Che cosa? A. È la prima Coppa Italia vinta dal Milan. B. L'Inter gioca in 10. C. È l'ultima volta che Nereo Rocco siede sulla panchina del Milan. Sì. Così diretto? Sì. Come mai? La sai? Sì. Sei sicuro che è sparata a No, cazzo? sì, sono sicuro. È giusta. È giusta? Sì. Cosa sapevo. Tanto Peppone fa il gesto del brucio di culo. Andiamo avanti. Chi divenne campione d'Italia nella stagione 60-61? Qua nemmeno t'aiutano. Cioè, potevano mettere tipo Chievo, Sassuolo e quella. E invece no. Milan, Juve, Inter. Inter. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Sbagliato, la Juventus, però per un gioco di Porco. probabilità, insomma, dai. Eh sì, perché io mi ricordavo che più o meno in quel periodo avevano vinto la Coppa dei Campioni, non vorrei sbagliare. Sì, e sì. quindi ho pensato magari hanno vinto la Coppa dei Campioni, in quel periodo hanno vinto anche la Giusto Coppa ragionamento, meno insomma la. Però, dei Campioni. Era una insomma. cazzata. 6. Renzo De Vecchi fu protagonista del primo importante trasferimento nella storia del calcio italiano, passando dal Milan al Genoa nel 1913. Aveva un soprannome. A. Il Fiù del Signor. B. Il Bomber di Dio. C. L'Angelo del Gol. Lo 3 sapevi? definitivo, È il sì. Fiù del Signor, mi dispiace. Ma Sbagliata. che pugnetta. Nella stagione 1927-1928, il Torino si aggiudicò il campionato grazie soprattutto alle prestazioni del suo trio delle meraviglie in attacco. Da chi era composto? A. Adolfo Baloncieri, Luigi Allemandi, Enrique Guaita. B. Giulio Libonatti, Adolfo Baloncieri, Gino Rossetti. C. Virgilio Felice Levratto, Giuseppe Meazza, Renzo De Vecchi. Ah. E la risposta giusta è la B. Tu t'ammazzi, ne fai proprio, eh? Ne Ho fai proprio. capito, ma dai. Allora, mancano 3 domande. Ecco così. Allora, oddio, mi sento male. Kurt Amrin. È famoso, eh? È molto famoso. Non sto scherzando, è molto famoso. Me lo ricordo già nella Fiorentina nel Milan. Appunto, Sì. grande ala di Milan e Fiorentina. Segnò 2 reti importanti che permisero al Milan di vincere contro l'Amburgo nel 1868.
la sua prima Coppa dei Campioni, Coppa delle Fiere, Coppa delle Coppe. Delle Coppe. Giusto, un po' esempio. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Vai, sì. Puoi salvarti, puoi andare giù. Mi voglio salvare, buco del culo. Penultima domanda. Attenzione, ragazzi, la tensione si taglia con il coltellino svizzero. Dammi il coltello, Peppo, dammi il coltello. Dammi un coltello, Peppo, tocca tagliare la tensione. Se no perde. Forza. Ma no, cosa gli dai? Vai, via. Il portiere Claudio Garella nel 1985 vinse uno scudetto che definire storico è poco. Nel che anno? 1985. Sì. Con quale squadra? A. Napoli. B. Torino. C. Hellas Verona. Hellas Verona. Bravissimo. Questa la so, perché mi ricordo che era l'anno che arrivò Maradona. Sì, perché mi ricordo che infatti quell'anno arrivò Maradona, quando collezionavo i DVD del campionato Io ti amo, e mi ricordo che quell'anno lo vinse il Verona tra lo stupore di tutti. Bravissimo. Ma Maradona non vinse il primo anno a Napoli? Sì, lui arrivò al Napoli, quell'anno lo vinse il Verona. Adesso sei il peggiore a pari merito. Meno male. Puoi salvarti. Allora, da settembre 1972 a giugno 1974 non fu mai battuto in nazionale per 1142 minuti. A. Gordon Banks. B. Harald Schumacher. C. Dino Zoff. A. È la tua risposta definitiva? Sì. Ho sbagliato. Chi era? Dino Zoff. Era Zoff. Io lo sapevo. Ragazzi, è andata discretamente bene. No, beh, è andata benino, dai. Dopo, adesso con Peppone ci dico. Dopo vedremo Peppone. Peppone secondo me fa 10 su 10. Proprio. Poi se leva la maglietta e mi fa. No, speriamo che non lo fa. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la visione. Prima di salutarvi, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, e sotto se volete altri video di questo tipo sul canale, quindi altre sfide magari con Peppone, ve la porto molto molto presto, e poi sentiremo anche gli altri, già sto controllando Daniele Brogni eccetera eccetera, quindi mi raccomando ragazzi. Io vi ricordo di passare anche sul suo canale Gladiatore Giallorosso 94, non ve lascio il link in descrizione, ma non perché non lo amo, ma semplicemente perché me lo scorderò. Vabbè, quindi è inutile. Spero che non mi ami. No, però è inutile che io dica lascio il link e poi mi scordo, quindi lo dico subito. E poi no, faccio però lo lascio e poi già dalla descrizione non c'è. Che dire ragazzi, seguitemi se vi va su Instagram dove mi chiamo Simone Sequolf trattino basso official, su Facebook dove mi chiamo Sequolf e sul secondo canale dove mi chiamo Sequolf 2.0. Se vi va, insomma, trovate quasi tutto in descrizione, quello che non c'è perché mi sono scordato. Io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video. Buona serata e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Peppone. Yeah. Peppone.